partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a chiedere la carità. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché facesse, quindi gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù interpò e disse: chiamatelo. Chiamato il cieco, dicendo di coraggio, anzi, ti chiama. Egli, dato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che faccia per te? E il cieco gli rispose: maestro mio, che io ci veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, vado a vedere il bambino. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Perché la vita era così dura che proprio le forze fisiche
la capacità nervosa, la protezione, nessuno sarebbe in grado di reggere il peso della vita così come la prima. Prima c'era il riscaldamento nelle case, chi te lo darà? La televisione registrata, chi te la darà? Internet, computer, cellulari, non esisteva niente di queste cose. Oggi, se non c'è l'intervento in chiesa, oddio, se ti dovrete, non sono parati. Si è andati facilissimo questo discorso. E a parte, questo per dire che il cieco vive una vita dura anche gli scattici di oggi, perché prima non c'erano protezioni, non esisteva la medicina di invalidità, prima non esistevano forme sociali di sostegno alle persone con problemi. Che significava che uno quando era cieco, se c'era la famiglia, poteva prendersi nel Dio, se non ce l'aveva, erano poi amari. Se non c'era la famiglia, come nel caso di questo cieco qui, doveva andare in strada a fare così, a chiedere la carità, per mangiare, non per fare soldi. Che significa? Che se buttavano ogni giorno delle persone che gli davano più cosa, mangiare, se incontrava il turista che non gli entregava niente, tirava un po' della città di più, di più nato, perché non c'è. E poi l'altra cosa, la grande croce dei ciechi, è il vivere sempre alla dipendenza di qualcuno che ti porti di là, questa sintesi che non ci vede. Quindi, se il posto della carità era 5 metri da casa, poteva farla a piedi, demonizzando la strada, ma se era lontano non faceva farla. Non c'erano i cani per cieli allora. Quindi ci voleva qualcuno che andava a prenderlo la mattina, lo portava lì, poi dopo un certo ora andava a riprenderlo e andava a casa. Se nel frattempo scoppiava a piovere, questo piano temporale, non mancava l'acqua, perché quello che magari stava a lavorare per portarlo a casa ad aspettare due ore che tornasse. Era una minaccia quella del cieco. Minaccia. Questo cieco, in questo Vangelo non c'è scritto, ma sappiamo dai Vangeli paralleli, che era nato così. Ma non è vista. Però sentiva dalle persone che si dice una cosa che si deve vedere e deve la luce, non vivere sempre al buio. Mi sentiva di chiuso al buio. Lui non ce l'aveva questa cosa qua. Gli altri erano liberi, non devono dipendere da nessuno. I soldi si prendevano un lavoro, non devono chiedere il posto a nessuno, non dovevano umiliare per chiedere il posto a nessuno. Mentre perché io devo vivere una minaccia così infame e gli altri invece no? Di fronte a un problema così grave, come ha reagito questo cieco? E poi vediamo. Noi quando abbiamo un problema grave, un genere di persone, quindi sono due tipi di comportamento. O ti dipende di più da te stessi e lo odi perché ti fa soffrire, oppure ti attacchi di più a Dio per resistere al male. Quando uno attraverso la cecità o la malattia, il tumore, la pneumonia, attraverso un problema, qui non sono quali malattie, quali la famiglia, quali soldi, ce ne stanno tantissime categorie dei problemi e dei guai della vita. Quando uno ha un guaio rosso addosso, come vorrei dire, viene il diavolo e tra parentesi, abbiamo detto due di volte, spero che questo sia una cosa ben menzionata, questi punti bianchi sugli occhi del cieco e manchi di pus nella glaucoma, non ha fatto Dio. Dio fa gli occhi così, funzionanti, che vuoi,
gli occhi dell'Apparigno, il quale dall'antichità, dai tempi di Adamo ed Eva, lavora per distruggere la salute delle persone fino alla morte. La malattia, qualsiasi malattia, compreso il raffreddore, la più stupida delle malattie, dalla più stupida alla più grave, fino alla morte fisica, tutto il male viene dal marito. E non chi viene più, e questo l'ha posseduto. No, però subiva l'antipatia. La rigidità, il glaucoma l'ha inventato lo spirito del male. Lo spirito del male, gliel'ha buttato addosso agli occhi perché fosse così. Chiaro? Allora lo spirito del male, prima di creare il guaio, poi dentro la nostra anima, soffia, serpeggiando. Ecco, vedi, guarda quanto soffri, che poveretto che sei. E dove sta, come dicono i cristiani, che Dio è amore? È padre. Se fosse amore, se fosse padre, perché ti fa soffrire così? Non è vero niente, Dio non esiste. Ecco l'abito. Dio non esiste, perché se esistesse sarebbe una carogna, perché mi ha fatto soffrire. Sempre, tanto. E questo è il motivo del mondo, che attraverso una disgrazia umana si allontanano da Dio. Queste motivazioni interiori e ce l'hanno a morte con di Dio. Qualche giorno fa sono stato a un padre di mattina, che c'era un avvisamento. Poco prima c'era stato un uomo che c'era un crocifisso di fuori del padre, l'ha preso a calci con tutta la cattiveria possibile, destemmiata. Ci hanno mai visto, per tutti i suoi. Uno che sarà pari ha detto, beh, almeno ha dimostrato che ci credeva. È vero, credeva, ma credeva che Dio è cattivo, che Cristo è cattivo. Per cui c'è la morte con lui, a calci e a bestemmia addosso. Questo è il modo di reagire ai problemi di molte persone. E anche noi, ditemi quante volte abbiamo fatto così. Di fronte a qualche guai che ci è capitato, o è capitato a persone care. Abbiamo reagito, anche se non bestemmiando, se non era così forte e paterne, in una maniera minore, ma con questo atteggiamento. Guardate che già soltanto dire perché hai fatto questo a Dio significa entrare in questo atteggiamento di avversità nei confronti di Dio. Perché dice, perché mi hai fatto questo? E come hai sbagliato, questo non dovevi fare. Io con la mia testa capisco più di te, per cui tu hai fatto una cosa sbagliata, la cosa giusta che la penso io. Ma non ci accorgiamo che quando diciamo perché a Dio, vogliamo competere con essere così infinitamente grande fin noi che manco gli angeli del cielo lo conoscono, nonostante Dio lo faccia faccia con lui dall'eternità. Loro non hanno finito di conoscere Dio, non hanno finito di scoprire Dio chi è. E noi che siamo la polvere della terra, l'ultima briciolina venuta nel corso della storia, chi siamo per dire a Dio perché hai fatto questo, hai sbagliato? Chi siamo? E da questa cosa qui capiamo, per esempio, qual è la grande la fede della Madonna, che di fronte alla prova più tremenda per una donna e per una credente in Dio, la morte del figlio, umanamente parlando, senza prendere fede, umanamente parlando, è il dolore più grande che esiste sulla terra. La morte del figlio, poi in quelle condizioni, in un mare di sofferenza e di sangue, morte ingiusta, condannata a morte come un assassino, mentre era figlio di Dio e fatto uomo, condannata da carta. Lì lo strazio di Maria. La Madonna non ha detto a Dio perché ha fatto così. Non ha detto questa cosa.
Santo Santo di aver fatto le cose giuste, perché? Perché Gesù, prima di venire, già aveva accettato che le cose andassero in questo modo. Prima ancora dell'orto del Getsemani, Gesù aveva detto: c'è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non sia compiuto questo battesimo. Si riferiva alla morte di croce. Lui che stava predicando a folle immense, lui che faceva centinaia e migliaia di miracoli al giorno, liberazioni, sentiva la natura e vedeva le persone convertirsi e tornare a Dio, sapeva che con quella modalità non riusciva a perdere tutti. Ci voleva un modo ancora più forte, ancora più incisivo per salvare gli israeliti e il mondo in conseguenza: la morte e la tradizione di croce. C'è un battesimo che devo ricevere, e come sono angosciato finché non si è compiuto, venga presto questo giorno, non ne posso più, voglio che in croce risorgere. Questo per il Signore Gesù, perché sapeva che l'efficacia della morte in croce, della resurrezione, era più grande di quella della predicazione e dei miracoli. Ecco, allora, se già per il perché corpo di Dio significa mettersi da parte coloro che lo accusano e lo combattono, l'altra parte qual è? Dicendola in maniera semplice, è quella numero uno di accettare la prova dove uno si trova a vivere. Accettare. Questo cieco ha accettato di essere dato di vivere così, senza vedere. Accettare significa appunto non puntare il dito contro di Dio perché è nato così. Significa ammettere che non è Dio che ti ha fatto nascere il cieco, ma lo spirito del male. E forse mandando qualcuno ha provocato questo disastro. Dio l'ha permesso perché lascia libertà a tutti quanti in incidente. E Dio è grande in questa cosa. È talmente grande che non ha bisogno di tenerci i suoi schiavi per farci fare il suo volere come i dittatori. Dio non è un dittatore, è un padre, ci lascia liberi. E non va in crisi quando qualcuno gli sopperisce, resta sul suo trono, in piedi. E allora, quando qualcuno accetta il suo stato, può cominciare la fase positiva del modo di reagire alla sua problematica. Allora cerchiamo di andare dentro la mente e lo spirito di questo cieco. Prima del ricordo di Gesù Cristo e di conseguenza ci siamo dentro di noi. Quando viviamo in una prova, in un guaio che supera le nostre forze. Ecco, dice, ma io perché non vedo e gli altri vedono? Perché sono nato cieco? La stessa domanda è perché si può fare non con l'accusa di Dio, ma alla ricerca di un senso. Se questo è avvenuto, perché ci deve essere? Non lo so qual è, ma ci deve essere. E la cosa bella di una persona, una cosa che rende vita, è quando uno accetta il suo male, ma non si attende a questo. Mettiamo che quest'uomo ci avesse 40, 50 anni. Se io lo faccio vedere quanto parte Gesù Cristo, si mette a gridare perché Gesù Cristo si mette a morire. Significa che lui, dopo 40, 50 anni di vita, ancora sperava di, non si era arreso. Se si fosse arreso ad essere cieco quando passava Gesù Cristo, e che me ne frega tanto, ormai la gran parte della vita l'ho fatta, cieco sono, sono abituato, rimango così fino a quando muoio. Non ha reagito in questo modo, ha reagito combattendo la cecità fino a togliere di mezzo. Guardate, chi conosce il mondo dell'etica
sa che le grandi battaglie fatte a favore dei portatori di handicap, cioè diversamente abile, se uno non è abile a fare il corridore, però è abile magari sulla carrozzina, sta davanti al computer, no, su una fabbrica, senti le borse di consegna in entrata, le battute, un'altra cosa, quella che sa fare al, come si chiama, c'è da lì una studente del 38, non so se c'è un ricordo, c'è un tecnico che ha fatto un piatto, camera si chiama, lo vedete? Lo vedete? È rapidissimo nel rispondere, e anzi quando uno acquista una novità che non ci vede, diventa più specchio di quello che ci vede, e sbaglia di meno. Se questo ragazzo, io sono cieco, non posso fare niente, sto a casa lì seduto a stupidirsi con l'audio, con la musica da mattina a sera, ma che vita è questa? Dà più soddisfazione ai genitori, alla società, a chi mi sta intorno, agli amici, a lui stesso, a reagire e fare quello che può fare, piuttosto che chiamarsi sconfitto e mettersi lì. Attenzione, da questo genere non posso fare niente. Vero questo? Quante volte noi, quante persone che conosciamo si sentono sconfitte del loro male? In partenza. Che non si può fare niente. È inutile. Sono attese prima di aver cominciato a combattere. Questa posizione di confronto è proprio guaglio. È una porcheria, sia a livello umano, sia a livello spirituale. Ripeto, se questo cieco si fosse andato a casa e non avesse non azzeccato bene, normalmente parlando, un portatore di handicap deve fare quello che può fare, la società deve aiutare per quello che possono fare, deve coinvolgere. Allora è giusto lasciarsi andare sull'onda per fare replica. È una cosa sbagliata. Ci sono delle persone che sono proprio in questo, che combattono in maniera meravigliosa, che sanno fare battaglie sociali, battaglie personali, aiutare il prossimo, e sono, quando le conosci, che forza questa persona che c'ha, com'è convinto, com'è, rimane ammirato, rimane edificato, lo prendi come esempio, io magari sto bene, e non so fare come fa lui, non so combattere come combatte quella persona lì. Allora questa è la cosa, anche dopo 50 anni non arrendersi al male che ti colpisce mai. La città deve essere sconfitta, il nostro male, il nostro problema deve essere sconfitto. Non conta il tempo che ci vuole, conta che sei sconfitto. Capite questa cosa? Quante persone, ma non ho sentito, vengono due o tre incontri, non ottengono il miracolo che volevano ottenere, finito. Torno di prendere prima. Che cos'è questo? È una vergogna spirituale. È una debolezza che fa schifo prima di tutto a Dio e poi me la vede. Allora, qui sto parlando di una persona che non ha fatto chissà che cosa, chissà quale scuola di fede di nessun genere. Lui ha fatto la scuola della vita sulla sua pelle e sulla sua malattia. Questa scuola qui l'ha fatta. Però diciamo, questo cieco desiderava sempre di morire. E il fatto che lui, anche se Gesù Cristo, quando questo qui è passato davanti alla strada, significava che dentro di se stesso era acceso il desiderio di morire. Delle tre virtù ti rogare, ricordare la fede, la speranza e la carità, che sono proprio il centro del nostro essere, che vanno tirando il cervello più profondo. Di queste tre virtù, fede, speranza e carità, in questo caso, qual è la più viva? Basta.
speranza. La speranza è quella cosa che mi ha permesso 50 anni di attendere di essere guarito, di non attendersi alla malattia. Dentro i tempi biblici, lui, come Abramo, ha sperato contro ogni speranza. Serpentine, la cecità è incurabile, umanamente parlando, non c'è più speranza di poter tornare a vedere. Ma lui ha sperato lo stesso di tornare a vedere. Quindi lui ha sperato contro ogni speranza umana che diceva che non si poteva più vedere. Quando non te, quante volte queste speranze? Allora vedete dove comincia la differenza tra la parte umana e la parte spirituale divina. La speranza umana arriva dove noi umanamente ci arriviamo. La speranza divina arriva dove Dio può arrivare. Chiaro? Umanamente parlando, non si può sperare più nulla, ma se uno sta attaccato a Dio, può sperare tutto. Capite com'è diverso? Questo è importante, perché riguarda tutta la società, riguarda uno che dice una famiglia, i figli, uno che ha una ditta, un'azienda, una squadra sportiva. C'è un bellissimo film, Fesi in Italia, un allenatore di punto americano che andava a sperare che la sua squadra di giovani, che perdeva sempre, potesse diventare una squadra vincente. L'ha fatto con la fede e ha vinto il campionato. Uno che gestisce, non parliamo lo Stato, non parliamo i politici, non parliamo chi gestisce la Chiesa. Se chi sta quel posto non ha la speranza non delle forze umane, ma delle forze divine, non delle cose che con le forze umane si possono realizzare, ma con le cose umanamente impossibili da realizzarsi che si realizzano con le cose divine, come fa a essere una persona che gestisce gli altri? Questa è la speranza. La speranza di tutti i locali, la speranza che sta in fondo al nostro cuore, che non ci vuole l'autodeterminazione, ci vuole che uno spera ed è vivo in questa realtà. La speranza viva è la speranza di chi ha fede in Dio, per cui quello che umanamente, non si può realizzare, si realizza. Si può realizzare. Chiaro? Guardate, qui facendo questi incontri di preghiera, dove non pregare tante volte contro le malattie, è proprio la battaglia continua contro questa realtà, sempre e comunque. Vedersi un uomo che viene a pregare che la vita sta male e dire, secondo qua pregare, qua è tutto il posto giusto, qua preghiamo sempre per i malati, preghiamo, mia figlia sta così male che io non ti posso fare niente. Beh, allora rispondi, secondo qua pregare, se siamo da che? No, perché secondo pregare, perché il dottore che sono un miracolo può salvare, ma sta così male che non un miracolo può salvare. Ma che stai a dire? Dio può tutto. Insomma, quello da pregare, convinto che neanche il miracolo di Signore poteva salvarlo. Pura contraddizione. E proprio così, non c'è stato modo di fare una bella idea. Com'è possibile dire queste cose poi? Dio, finché ha a che fare con persone così, cosa può realizzare su questo mondo? Allora, la speranza è la prima caratteristica di quest'uomo. In realtà la speranza è sempre una cosa, è quella che svolge tutto. Chi non spera più è un cadavere, non si muove più a fare niente. E diventa una persona, un vecchio, nel cattivo senso del termine. Con i sacerdoti si dice così, quando uno appena consacrato sacerdote, un cretino, comincia l'apostolato per convertire il mondo intero, qualcuno di mezz'età come me
postulato, voglio convertire la parrocchia e ci prova. Poi quando va in pensione comincia a convertire se stessa. Perché dice, l'arco, così, la tangia della speranza si restringe, il mondo non è convertito, la parrocchia non è convertita, comincia a convertire se stessa, sperando che ce la faccia. Questo è il segno della mancanza di speranza. Si può convertire il mondo intero attraverso Cristo. E rimane sempre questa cosa, rimane sempre. E lo può fare chiunque. Allora la speranza è quello che mette in modo tutto. E la speranza non muore mai. Il contrario della speranza, vediamoci bene, come si chiama il contrario della speranza? Disperazione. E la persona disperata che fa? Spara, morta. Non si può non sperare. Non si può non sperare divinamente. Con la speranza divina. Questa è la grande realtà. Allora, questo cencio pezzente, perché povero di cieco, dentro di sé aveva la speranza viva. Questo è un mistero, le cose che avvengono dentro un'anima sono le cose più belle, per le donne, per esempio. A me non interessa come fatti conto, ma non so se qualcuno è che c'è la dottoressa, si dice, la spero tutta la vita per fatti conto, ma le cose in cervello, un mistero bellissimo. A me c'è non interessa, come si dice, la fisiologia spirituale, come è composta l'anima della persona. Che meraviglia! Questa è la cosa. Allora, quest'uomo pezzente, povero di tutto il resto della meccanismo del povero di nome, è ricco interiormente, ha una speranza viva. Altri hanno una speranza malata, altri hanno una speranza morta, altri hanno una speranza solo umana, che non è la vera speranza. Capite questa realtà? Noi se siamo qui, ci siamo per speranza divina. Io sto venendo questi incontri perché spero che Dio faccia le meraviglie sue e che aiuti le persone che umanamente non possono essere date in nessun altro modo. Se no che faccio fare queste cose? Questo io spero. E sono certo di questo. Certissimo. E organizzo questi incontri. So che Dio vuole dire in questa direzione. Allora, guardate, questo cieco, non so, vicino a Gerico, vicino a Gerusalemme, sente che al nord, nella regione della Galilea, c'è un tale Gesù di un paesino di Nazareth, che prima c'è il fratello, adesso maestro di Dio. Però lui sente, da quello che racconta la gente, che a differenza di tanti maestri che ci stavano precedenti, ci hanno usato per essere finalmente contro di Dio, questo faceva anche i miracoli, guarì malati. E poi questo maestro aiutava le persone più povere pure scartate dagli altri. Ecco, c'è già il sentire questa cosa, una persona nella quale la speranza è vita, significa essere aiutati a sperare di più. Qualche spiraglio di luce con tutti i padresi. Però e chi può incontrare questo maestro Gesù di Nazareth? Chi ci porta? Io sono cieco. Chi vado per andarci? Niente, non compare niente. Deve andare lì sulla strada di Gerico a chiedere la carità. Guardate questa cosa, quel braccio teso, la vita della carità. Se lui dentro di sé ha questo mondo interiore pieno di speranza, significava solo di gente di soldi? No. Lui cercava di più. Ma non è
spirituale. Cercare è ricevere una cosa molto più bassa di quella che tu cerchi. Perché noi facciamo la battaglia con i giovani della purezza. Diciamo alla ragazza che se tu cerchi amore, cerchi un ragazzo, ma trovi uno che ti si vuole fare sulla tua testa e basta, tu hai cercato amore, hai trovato uno che ti ha usato come un incarico, come un gelato, poi per esempio niente, perché sei tolto la soddisfazione. Tu hai chiesto e ricevuto la cosa che ti serviva meno di più, la più bella, la peggiore, che ti ha umiliato di più. Questa è la battaglia della purezza. Allora, lui sente che si suicida e non può fare niente per poter andare, però già detto di sé c'era questa notizia che questo maestro guarda i malati. Allora dice, come protetta via, come protetta Eliseo, perché Eliseo poi è un leproso e via addirittura ha concitato un morto, anche come Eliseo ha citato la ragazza morta. Chissà che un giorno io possa incontrare questo Gesù di Nazareth. Ecco la speranza ancora in azione. Quando sente che un certo giorno, per la sua strada, dove lui stava a chiedere la carità, passa proprio Gesù di Nazareth, e questo è il mio giorno. Per carità, oggi non lo posso lasciare scappare. Se, vedete la cosa di chi spera, se lui non avesse sperato nulla dall'incontro con Gesù di Nazareth, mi dettava lì che la carità essere studente me ne fregava e Gesù mi passava davanti. Ma siccome lui sperava che attraverso questo maestro che faceva i miracoli lui potesse guarire, quando ha saputo che Gesù stava in vicinanza, non so, 300 metri, 15 metri, già passato, stava 30 metri in là, lui non lo sapeva, ce l'aveva vedeva. E cosa si messa a fare? A gridare con tutte le forze, Gesù, apri da di me, figlio di Davide, apri da di me, figlio di Davide, apri da di me, urlando a destra e a sinistra, sperando che si fermasse da lui. Capite perché ha gridato? Non ha pregato, ha gridato. E in questo grido passa la sua preghiera. Perché? Perché lui non poteva lasciarsi scappare quel giorno. Lì per lui era questione di vista o di cecità, di luce o di buio, di salvezza o di perdizione. Chi è che con Cristo si comporta in questa maniera così aggressiva nel contempo del termine? Gli ha affrettato con tutti se stessi, perché tolto Cristo non c'è alternativa, tolto Cristo non c'è la possibilità, tolto Cristo non c'è speranza. Oggi, sempre, guardate, qui c'è anche il modo di Gesù di fare le cose. Gesù non ha risposto ai primi gridi di quest'uomo. Da un dopo, conoscendo un pochino il Signore con Cristo, Pietro ha fatto così. Gesù non risponde mai subito. Se si prega la notizia, Gesù risponde subito. La bambina è piccola e mezza questa sera, la bambina possono aspettare. Ma se prega l'adulto, il Signore è difficile che risponde subito. Perché? Perché Gesù vuole che in una preghiera ci passi tutta la vita della persona. Se uno prega ancora con di qua e non di là, cioè con uno credente e con l'altro chiede non credente, con la fede, Gesù aspetta che la preghiera diventi piena, totale, una preghiera dove tutto il cuore, tutta la speranza, tutta la vita della persona si è entrata dentro. Allora, oh, questa preghiera mi gusta, mi piace, l'ascolto, la esaurisco.
Capite perché fare così il Signore? Non è che la persona deve fare chissà quale sforzo di volontà, uno deve essere un supereroe per poter fare una preghiera rende a Dio, no, deve fare la preghiera di cuore, la preghiera dove c'è la fede, dove c'è la speranza, dove si deve stare con la persona. Se queste cose non sono piene ma tutte il Signore, lavora in modo che venga a dare il tutto. Come si vede, per esempio, che la preghiera di quest'uomo è salita di qualità? Quando le persone che stanno intorno al cielo gli dicono: state zitto, e che urli? Ma non puoi timpani, ma lascia la il maestro, cosa può fermare con te che sono presente, qua per mano sono più grande, faccio miracoli. Quando lui deve scontrarsi con la incredulità e la mancanza di amore che lo circonda, come reagisce quest'uomo? Non dice: beh, scusate, no, ancora più forte, Gesù, hai pietà di me, perché non può lasciarsi scappare ogni giorno. Questa è la cosa. Quindi, di fronte a una situazione avversa a livello di amicizie, di persone, quasi di persone che uno comincia a pregare per chiedere la grazia, ma che ce la fa? Non succede niente, no? C'è proprio tutta una concorrenza pronta di persone specializzate a demolire quel pochino di vedere che non è così? Pronta a demolire tutti col martello cromatico del demolista. Allora, quando uno invece di lasciarsi demolire dal martello cromatico degli altri che ti controcatechizzano, ti spingono a non avere fede, ti spingono a non esprimere del Signore, reagisce gridando ancora più forte: Gesù, abbi pietà di me. Allora, Signore, questa è una bella fede, ecco la preghiera, questo mi gusta. La ragioniamo, ma i suoi discepoli a prendere il cielo, ma già visto cielo che cosa? E mi mando, già stavo portando la gente della grazia, la sua gioia interiore, la sua speranza, il suo desiderio di voler vedere è vicino ad essere realizzato. Ti sta accendendo interiormente questo uomo. Arriva davanti a Gesù Cristo. Gesù dice: che cosa vuole che faccia? Guardate qui, sono tutte cose che abbiamo visto più volte e cose che dobbiamo fare. In una preghiera di cuore, non dice: guardate questo cielo che si è detto, Gesù, sono 3 giorni che sono asceso, che non vado a dormire, poi tortura. Dice: ti prego, fammi comparire questo ascesso. Allora, va bene, non riesce l'accesso. E cosa succede? Torna sulla strada della verità. Non è così? A questo. E risolve il problemino, anche se probabilmente non ci sa fare quanto è grosso, ma non risolve il problema della sua vita, che città. Allora, quando noi chiediamo, non possiamo chiedere a Gesù Cristo le cosine. Infatti, Dio c'è la parte di Gesù Cristo, che vede uno cieco, che gli chiede di guarire la scienza. Ma questo è lo scemo. Io non posso guarire tutto, gli occhi, e mi viene a chiedere la scienza. Ma che forza la voce questa? Lo scemo. No, il cieco ha chiesto la cosa giusta, maestro mio. E io ci credo. Ha chiesto il tutto per lui. La cosa più grande che in quel momento poteva chiedere, la cosa più tutti in quel momento, e da tanti anni era il suo bisogno di loro, la vista. Ecco la fede adesso, prima la speranza, adesso la fede. Perché? Per chiedere al Signore una cosa del genere, il cielo ha dovuto credere che Gesù, uomo di Dio, potesse fare a lui una cosa che le persone di questo mondo non potevano fare. Ha chiesto il miracolo. Detto in altro modo, sarebbe un terminale tumore che sta sul letto con tutte le palle di verbo per fare un altro di Natale. Il
Gesù, guariscimi dal tumore terminale. Solo tu puoi farla. Nessun altro, né dottore, né medicine, né la medicina del dottore che sta in America, come la medicina giapponese, questa cosa che costa 100.000 euro a pasticca, da chi vuoi morire. Tu sono per morire. Io credo che tu puoi farla. Ti prego, guarisci. Allora credo di questo giro, guardate, che lui Gesù fosse nei confronti del cieco misericordioso, cioè che volesse guarirlo, e allora credere che Gesù Cristo fosse più forte del male che gli veniva di vedere, cioè che Gesù Cristo potesse guarirlo. Credere significa credere alla misericordia di Dio per me, peccatore. Credere significa credere alla potenza di Dio, più grande di quella del male, di qualsiasi male. Qualsiasi male. Dio è più potente di qualsiasi male. Dio è più potente di quello uragano che ha spazzato il Messico. Dio è più potente di Lucifero, Santa da Belzebul e gli altri spiriti sottomessi a loro. Dio è più potente di qualsiasi malattia. Dio è più potente di tutto. Onnipotente. Questo è il punto. Ripeto, e credo questo, non è necessario essere un grande professore di teologia. Bisogna essere credenti. Basta. Bisogna aver vinto dentro di sé la bestiaccia nera della incredulità che gli schiavizza in maniera tremenda a livello spirituale. L'ha fatto e Gesù che risposto si è fatto secondo la tua fede. Che bella risposta del Signore. Hai creduto che ti potessi morire, ti faccio questa grazia e la rendi proprio, sono contento di fartela. Direbbe San Paolo nelle Tre Romani, parlando della fede di Abramo, che quando Abramo ebbe tra le mani il figlio, significò che gli fu accreditato come giustizia. Direbbe San Paolo. La cosa è giusta, siccome Abramo ha creduto che Dio potesse far nascere la grembo stella di Sara, un bambino, siccome lui ha sperato e atteso questa grazia, fortificando la sua fede nel cammino che ha fatto e uscendo fuori dai suoi errori, quando ha avuto tra le braccia il bambino, è perché Dio gli accreditò, come era giusto che fosse, quel miracolo che lui aveva promesso, perché Abramo credette. Questa è la cosa. Vedi quanto è meravigliosa la fede, quanto è meravigliosa la speranza. Vedi, speranza e carità sono tutte e tre le virtù erogate che hanno i nostri cuori, non è solo l'amore. E non è perché San Paolo ha detto che l'amore è la cosa più grande, che la fede e la speranza stanno di mio, non servono a niente. Fede, speranza e carità sono le cose che dentro di noi sono l'immagine della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. E ognuna di queste tre cose ha bisogno dell'altra. Ha visto tutte e tre insieme secondo parti specifiche per ottenere le grazie e il grado di vestire. Chi siamo? Che meraviglia, che potenza. Allora, adesso Gesù è grande, torna a dire la prima volta, quando metteremo Gesù per essere presente, noi avremo di più di quello che aveva il cieco quando Gesù di Nazareth gli passò davanti. Chiaro? Perché nell'ostia consacrata c'è Gesù Cristo risorto dei morti. Non Gesù quello che camminava nelle vie della Palestina, che doveva ancora morire in croce e risorgere. Noi abbiamo Gesù Cristo dopo la sua risurrezione dei morti, cioè più grande, cioè più potente.
l'uomo ora siede al letto del Padre. Gesù che da uomo abita in se stesso la pienezza del, da uomo abita nel suo corpo la pienezza della divinità. Questo è Gesù Cristo, è qui presente. Ditemi se qui stasera è possibile, no? Che usciamo tutti quanti con lei. Tutti. Ognuno secondo il suo problema più grave. Come quel cieco che poi benissimo essere la malattia, problema di famiglia, problema economico, problema di salute, qualsiasi problema, qualsiasi. Ecco allora, da parte nostra, verso di Gesù, ci sarà quel grido accalorato, Gesù abbi pietà di me, il quale non si stanca e non si ferma fin quando la grazia non è realizzata. Questa è la cosa. Questo Gesù attende di trovare persone con la fede. Gesù attende di trovare preti con la fede. Gesù attende di trovare persone con la speranza nei suoi confronti per fare le sue grandi miracoli. Ecco allora, queste due immagini ci guideranno stasera, prima e dopo l'incontro con Gesù. Cieco, vedente. Guardate, tante cose non siano bisogno scritte, però si capiscono per tanti un attimo. Gesù c'ha davanti a sé il cieco, il cieco c'ha davanti a sé Gesù Cristo. Quando Gesù ha aperto gli occhi, che cosa ha visto il cieco? Prima cosa della sua vita. Il primo, chiamiamolo fotogramma, della sua vista, qual è stato? Gesù. Quanto è vero questa cosa? E siccome Gesù ha detto, non potete salvare, questo cieco ha visto il volto di Gesù, i suoi occhi infinitamente belli e profondi, perché gli occhi sono specchi dell'anima. Gesù era Dio. Non solo sguardo di Gesù Cristo quando era bello e profondo. E non so chi sarebbe stato il grande di leggerlo. Quando lui guarda Gesù Cristo, non vede soltanto i veri in un volto, lui ha visto anche la misericordia di Gesù Cristo da lui, lui ha visto anche la potenza di Gesù Cristo da lui, la Gigità non ha resistito di fronte a quella malattia. Chiaro? Se il cieco avesse incontrato un altro cieco, dopo essere stato guarito, e si è detto, Dio, tutte queste chiacchiere che fa la gente, non è vero niente, Dio non mi può guarire. Che cosa? A me l'ha guarito, Dio esiste, Dio è guarigione, Dio è più potente della città. Cosa avrebbe detto lui? Cioè, non è soltanto diventato vedente, ma si è anche salvato, è diventato credente. Lui ha capito l'essenza di Dio, la sua identità, la sua fede, ha affermato le cose interiori di Gesù Cristo, non soltanto il volto, la bontà di Gesù Cristo, l'amore, la pazienza, la misericordia, la potenza di Gesù Cristo contro il male. Nessuno per più potuto ingannare il cielo dicendogli che Gesù non era capace di fare le cose, che il diavolo è più forte di Dio. Da subito Dio invece va tribolato, va scontamare e queste misterie che dicono le persone. Nessuno poteva più ingannare questo uomo, perché aveva afferrato Gesù Cristo nel suo io interiore, nella sua fisionomia interiore, nel suo volto spirituale. Lui vedeva con gli occhi, ma aveva visto anche con gli occhi interni chi è Gesù dentro di stesso. Quello che dobbiamo dire noi oggi. Allora non soltanto questo, ma anche salvato. Passato nel regno dei credenti,
Padre, questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico Dio, e che ci hanno conosciuto chi è Dio, e quello che manda nel mondo, Gesù Cristo. Bene, allora così, basta parole, entriamo in preghiera e chiudiamo questa magnifica parola di Dio.